mi chiamo Usman. Anyway, it has been a very long story, seriously. Parlare della mia storia è sempre per me motivo di grande sofferenza. Nell'agosto del 2015, il governo del mio paese ha deciso di demolire una serie di case per svolgere delle attività immobiliari. È stata molto dura, perché non c'è stato alcun modo di opporsi a questa operazione. Sono stati mandati via moltissimi proprietari, non solo originari del mio paese, ma anche di origine europea. La zona dove si trovava la mia casa era molto appetibile perché era vicino al mare. Il governo aveva interesse a costruire e a sviluppare delle attività in quell'area e così tutte le nostre case sono state distrutte. Okay. Quando mio padre e tutti gli altri proprietari di case della zona dove abitavamo hanno deciso di intentare una causa legale contro lo Stato, il governo li ha accusati di essere dei violenti e loro hanno capito che purtroppo era necessario lasciare la loro casa e andarsene. Siamo andati via in quattro, io, mio fratello e le mie due sorelle. Loro si sono fermati in Senegal. Io invece ero impegnato nel commercio delle scarpe e questa attività mi ha portato inizialmente in Mali. Poi dal Mali sono arrivato fino a Tripoli. Da lì sono partito verso l'Europa in cerca di una speranza per il futuro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nel mio paese ho sempre corso, almeno 25 km al giorno. Sapevo che con un buon allenamento avrei potuto fare bene anche in questa mezza maratona. Oltretutto, con un livello così alto e così tante persone al via, gli stimoli erano altissimi. Se consideriamo la mia storia, è un risultato bellissimo. Ho alle spalle tanta sofferenza e corro per dimenticare questo dolore. In questa gara mi sono speso al massimo. Ho dato tutto e ho cercato di fare del mio meglio. Ho provato a vincere, ma per me questa era la prima competizione. È stata una bella manifestazione, con tanta gente, tanti partecipanti. Sono molto, molto contento.